Il nostro cuore è ormai proteso verso la Pasqua del Signore, per questo vive la letizia della salvezza. Dio diventa non solo uno di noi nel mistero grande dell'incarnazione, ma addirittura con la sua passione, morte, sepoltura e risurrezione ci dona la possibilità di essere nuove creature. Una nuova creazione Dio pone in Gesù Cristo, morte e risorto per ciascuno di noi. E il racconto proprio del cieco nato sta ad indicarci in questa quarta domenica di Quaresima come il Signore viene a fare nuove tutte le cose, viene a eliminare il male dalla nostra vita. Il cieco nato, un uomo che non aveva visto mai la luce. Gesù proprio verso di lui china il suo sguardo, i suoi occhi di misericordia. In realtà il Messia doveva compiere questi gesti che erano definiti messianici, cioè si diceva che il Messia, quando sarebbe venuto in Israele, avrebbe compiuto dei segni prodigiosi, per cui i ciechi avrebbero riacquistato la vista, i muti la parola e gli zoppi avrebbero veramente cambiato la loro esistenza, iniziando o ritornando a camminare. In effetti, quando i discepoli di Giovanni vanno da Gesù a dirgli «Sei tu il Messia?», lui dice «Ritornate dal vostro maestro, ritornate da Giovanni e ditegli che i ciechi vedono, i muti parlano, gli zoppi camminano». Ecco, sono i segni messianici. E allora anche questo racconto del cieco nato sta ad indicare come Gesù è il Messia. Gesù è colui che viene a portare la novità della salvezza, ma il Signore viene a guarire i sensi esterni, innanzitutto la vista è un senso esterno, per guarire poi quelli interni. Quindi la sua interiorità, l'interiorità di ogni uomo e donna della terra, ma non solo i sensi interni, per cui la memoria, la fantasia, ma anche l'intelligenza, la volontà, la libertà, tutto dell'uomo. Dalla esteriorità Gesù va all'interiorità, perché l'uomo è fatto di interiorità e di esteriorità, è fatto di anima e di corpo, per cui Gesù veramente viene a salvare tutti gli uomini, ma anche tutto l'uomo di ogni tempo. E allora questo racconto, il racconto del cieco nato, sta a sottolineare ancora una volta come il Signore, è vero che guarisce il corpo, ma guarisce in modo particolare il nostro cuore, la nostra anima, la nostra interiorità, con il dono della fede. Per cui chi accoglie il dono della fede, chi riconosce Gesù come il Signore della propria vita, si prostra davanti a Lui come questo cieco. Certo, ci saranno sempre i benpensanti, come i farisei del Vangelo, ma a Gesù non importa questo, neanche a coloro che hanno fatto esperienza del Signore, perché sia a Gesù come anche ai credenti, a coloro che seguono il Signore, importa la fedeltà alla parola di Dio, che è capace di convertire anche i cuori più induriti, a coloro che addirittura oppongono opposizione al Vangelo di Gesù, perché la grazia e la fede sono per tutti gli uomini e le donne della terra, anche per i cuori più induriti. Per questo ogni credente non deve mai giudicare il fratello, ma deve sempre pregare e testimoniare, chiedendo al Signore il dono della fede per gli altri, ma anche per se stesso, perché la fede non è un dono che ci fa stare in pace, ma un dono invece che ci inquieta continuamente, ci mette in movimento, perché la fede è un cammino, la fede è lotta, la fede è conquista, la fede è anche bellezza, la fede è anche la pace del cuore, ma tante volte anche silenzio da parte di Dio. E allora per questo motivo dobbiamo sempre dire al Signore: Signore, aumenta la mia fede, soprattutto nelle prove e nelle tentazioni della vita.
Chiediamo al Signore questa grazia, per cui nella fede possiamo credere alla parola di Dio, non solo a un Dio evanescente, ma un Dio concreto che si è reso vero nel volto di Gesù, ma anche operare nella carità, per cui chi crede veramente opera nella carità, una carità che diventa prossimità, vicinanza, gratuità, che diventa impegno sociale e anche politico. Chiediamo al Signore tutta questa grazia, sapendo che veramente Dio non abbandona mai i suoi figli.